Budinoso, delicato, con il twist del caramello e la dolcezza della vaniglia. Oggi scopriamo i segreti di un dolcino dal nome francese ma dallo spirito giramondo, il crème caramel. Ho iniziato preparando il caramello. In un tegamino dal fondo spesso ho fatto sciogliere lo zucchero senza mescolarlo, ma roteando il pentolino. Con attenzione ho versato il composto ottenuto in 6 stampini, distribuendolo bene sul fondo. Ho portato il latte a sfiorare il bollore con i semi e il baccello di una bacca di vaniglia e l'ho lasciato in infusione per mezz'ora. Poi ho unito la panna, ho tolto il baccello e filtrato il tutto e l'ho tenuto da parte. In una ciotola ho sbattuto le uova con lo zucchero, senza montarli, non devono incorporare aria. Ho versato lentamente il latte a filo e mescolato con una frusta. Ho distribuito il composto ottenuto negli stampini con il caramello e, per cuocerli a bagnomaria, ho versato acqua bollente fino a un terzo degli stampi. Alla fine ho messo i crème caramel in forno statico a 180 gradi per 50 minuti. E una volta cotti li ho fatti intiepidire e raffreddare in frigo almeno 4 ore. Per sformare i crème caramel ti consiglio di aiutarti con la lama di un coltello. Così. Ed ecco i miei crème caramel pronti. A me piace accompagnarli con panna e frutti rossi. Ma naturalmente sono già buonissimi così. Buon appetito!